Questa si chiama caramella. Per essere arruolati bisognava avere gli incisivi. Per poter strappare, gli altri denti non interessavano. Però l'importante è che lui doveva strappare la carica. E metteva una piccola parte di questa cosa, questa parte che si chiama bacinetto, ed è quella che dà l'innesco. Quando poi la chiude, vedete, ne ha messo un pochettino, c'è un buco che collega al resto della canna. Quando lui la chiude, e questa pietra, poi quando tira il grilletto, questa pietra va a incidere la martellina, si incide un piccolo pezzo di metallo, lo porta via, che dà l'accensione alla polvere che è qui dentro. Questa si incendia, è comunicato con l'altra, esplode la carica che c'è dentro e parte quella palla. Mentre il resto della carica, vedete, viene messa dentro il... Vedete lì che invece carica, prima caricavano ancora col corno. E sotto carica non era facile, mentre disparavano era molto facile andare un po' da tutte le parti. Le cariche erano di 8 grammi, perché era la quantità sufficiente per far partire il corpo e andare dritto. Metterne di più sarebbe stato uno spreco, metterne di meno la palla non è. Siete pronti? Andiamo solo indietro. Quando sono lì, adesso spariamo. Anciù! Pensate a una raffica di 300 persone come era formato comunque il... e si sparava in file, prima e seconda fila, quindi era molto facile essere sordi, ed era anche difficile dare i comandi. I comandi venivano fatti tutti a tamburo, sono dei tamburini che... Anche perché si era scoperto, poi Napoleone aveva perfezionato questa tecnica, con il suono del tamburo raddoppi per percorso la velocità di marcia. Se voi andate in un supermercato e tirate un carrello, non me ne rendete conto, ma viaggiate molto più veloce del vostro cammino. Perché siete in una posizione, non pensate a camminare. Invece con il tamburo non pensi che devi camminare, senti solo dove vai. Dovresti essere meno stanco. Allora, la particolarità, beh, io sono un ufficiale, si vede sui paramani che ho queste belle bordature eccetera e ho il tricorno argentato. Nel 1750, se permettete, solo per i bambini passiamo dalla teoria alla pratica. Sì, c'è un addestramento di bambini. Proviamo a fare un piccolo addestramento con i fucili. Solo per i bambini. Dai, se volete, qui ci sono.